sentire il punteggio di 2-1 il primo tiro è di Piovani e para Pagliuca. Ecco, siamo al 14esimo, l'unica vera azione importante della Sampdoria nell'intera partita, la risposta di Taibi, poi ancora la risposta di Taibi sul tiro di Lombardo. Scatta Ferrante il primo tiro, raccoglie il secondo tiro fuori e da qui comincia la danza del Piacenza, tatticamente perfetto, e siamo al 30esimo, il gol. Piovani è partito da posizione regolare, ha avuto tempo di guardare il guardaline e fulminare Pagliuca, decisamente incolpevole. E siamo già al secondo tempo e continua sempre la marcia del Piacenza. Qui è Turrini che costringe Pagliuca in angolo, poi ancora Turrini che raccoglie, veramente questo è uno dei più importanti e bravi ovviamente giocatori del Piacenza, dà indietro a Brioschi che invece non è un fromboliere, quindi manca la conclusione tirando in tribuna. Qui c'è una girata di Mancini ed è la maniera con cui risponde la Sampdoria, oggi in vero molto imprecisa, ma ancora Turini spedisce al centro, perfetto stacco di testa di Ferrante ed è il 2-0 per il Piacenza. Siamo al 21esimo della ripresa, Gullit Maidomo spedisce al centro ma Bertarelli non raggiunge il pallone, Bertarelli aveva precedentemente sostituito Jugovic. Qui cerca e trova il rigore Mancini, mancano 7 minuti al termine della partita, 2-1 con la trasformazione di Lombardo. La reazione della Sampdoria c'è ma è disordinata, da rivedere alla Moviola questo atterramento di Gulli.